Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo parlando naturalmente di cronaca perché il maltempo continua a battersi sull'Italia e dopo i casi eclatanti di Genova, oggi anche la Toscana si è svegliata in qualche modo sotto l'acqua, alluvione soprattutto nella parte del Grossetano e su tutta la Maremma, di fatto anche due vittime, due sorelle di 65-69 anni, sono Marisa e Graziella Carletti, sono morte nella loro auto travolta dalle acque nel fosso Sgrilla, affluente del torrente Elsa, esondato a causa del maltempo nella zona fra Albinia e Manciano. Queste le immagini dei vigili del fuoco. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco che li hanno trovati all'interno della vettura completamente sommersa da acqua e fango. I soccorritori hanno quindi iniziato a pattugliare con un elicottero tutta la zona alla ricerca di eventuali altri dispersi. Nella stessa zona, lo ricordiamo, due anni fa si registrarono tre vittime quando il ponte di Sant'Andrea crollò sul fiume Albegna. La nuova drammatica ondata di maltempo si è abbattuta nella zona meridionale della Toscana dopo le 15 di ieri, ha provocato esondazioni e l'evacuazione di diverse famiglie che abitano nella zona. L'acqua ha invaso le località Barca del Grazzi, già devastata dall'alluvione del 2012, e diverse famiglie sono arrivate al palazzetto dello sport di Orbetello, individuato come punto di raccolta sia dalla Croce Rossa che dalla Protezione Civile, ma anche ovviamente dal Comune, che hanno prestato tutti quanti assistenza alla popolazione. Alcune persone sono state poi evacuate con un elicottero dei vigili del fuoco inviato da Roma e con alcuni mezzi anfibi nelle zone soprattutto del fiume Albegna, che ha raggiunto il livello di guardia e poi è esondato. In tutto sono state circa 50 le persone che hanno trovato riparo appunto nel palazzetto di Orbetello. Nella notte sono state decine le persone tratte in salvo dai vigili del fuoco che tuttora in questo momento stanno operando nella zona con più di 100 uomini. A seguito delle precipitazioni è stata poi chiusa anche la strada statale Maremmana dalla Sgrilla a Manciano, paese che è rimasto raggiungibile da Montalto o da Scansano, allagate anche le provinciali Sgrilla e Sgrillozzo. Danni infine anche a Montemerano sulle colline del Fiora, un ponte sul torrente della Gattaia presso Saturnia è crollato e le stesse terme sono state invase, le terme di Saturnia, comprese le piscine da detriti di acqua e fango. Nel tardo pomeriggio nella parte nord e ovest della Toscana l'allerta meteo è invece cessata, proseguono però quelle che sono le preoccupazioni anche degli addetti ai lavori in quella zona. Poco fa abbiamo parlato con la Protezione Civile della provincia di Grosseto, che non può essere in collegamento con noi perché proprio in questo momento si è riunita, diciamo, la sala operativa per capire e calcolare sia quali sono i danni che quali sono le situazioni più di emergenza. Però è un fatto che si verifica ormai con abbastanza regolarità e quindi naturalmente dovranno essere fatte anche i conti di quelle che sono le responsabilità poi oggettive quando avvengano queste cose, soprattutto nei casi come questo in cui ci sono anche dei decessi. Naturalmente in modo diverso le ripercussioni del maltempo sono però anche sull'economia, soprattutto in Toscana che, diciamo, si basa sull'agricoltura, una grossa parte dei propri guadagni e della propria economia. Allora dovremmo avere in collegamento il vicepresidente della Coldiretti Toscana, Vincenzo Tongiani, anche presidente di Codipra. Buongiorno, lo saluto. Buongiorno a voi. Allora, Tongiani, partiamo intanto da quello che è, diciamo, la situazione di cronaca. Lei in questo momento è sulla costa, però un po' più a nord, se non sbaglio, verso Livorno. Ha più o meno il quadro della situazione di quello che sta accadendo, anche per quanto riguarda ovviamente il suo settore, quindi quell'agricolo? Sì, stiamo cercando proprio in queste ore di fare punto relativamente alle informazioni che ci stanno arrivando dalla zona di Grosseto. Sono fine le segnalazioni di danni che si vanno ad aggiungere a una stagione che già di per sé era pessima. In questo momento non siamo ancora in grado di quantificare, proprio perché stanno arrivando ora le telefonate delle imprese che hanno avuto l'ennesima alluvione che ormai storicamente si ripropone. Già nel 2012 c'era stato proprio in quella zona un evento alluvionale importante e purtroppo si ripete anche quest'anno. Non è l'ultimo evento, perché da giugno ad oggi è piovuto tantissimo in tutta la Toscana, con forti ripercussioni negative sulle produzioni. Quali sono le produzioni più a rischio, cioè quali sono i soggetti, diciamo, più deboli nell'agricoltura che ne risentono più del maltempo?
fino a qualche anno fa avrei potuto dirle pochi casi. Se dovessi fare un riferimento relativamente a quest'anno, direi che non si è salvato nessun settore. Abbiamo perdite produttive nel settore olivicolo pari al 40-50% per una serie di concause, non necessariamente tutte legate a eventi atmosferici, però perdite così importanti. Nel settore vitivinicolo siamo a un meno 15% in termini quantitativi, nel settore cerealicolo idem come sopra, quindi quest'anno veramente non si è salvato nulla. Ieri nel nostro telegiornale abbiamo parlato anche di quello che riguarda le castagne marroni, lì ancora più gravi, le percentuali sono ancora più serie in qualche modo. Lì il problema non è solamente legato a un andamento climatico sfavorevole, ma è legato soprattutto alla presenza di un insetto, di un parassita che abbiamo importato dalla Cina diversi anni fa e che ci ha comportato una perdita di produzione che fino allo scorso anno era arrivata in alcune zone anche al 70%. Quest'anno sembra ci sia una lenta ma progressiva ripresa dei castagneti, ma comunque una perdita che non è stimata inferiore al 40%. Ed è una situazione che nelle zone del Mugello conosciamo bene in particolare. Bene, Tongiani, io la ringrazio per il suo contributo e alla prossima volta. Grazie mille. Grazie a voi e buona serata. E per tornare brevemente a parlare di quello del maltempo, che naturalmente poi è il tema principale di questi giorni, perché come abbiamo detto le situazioni più disastrose si sono verificate qualche giorno fa in Liguria, dove la politica si è naturalmente anche movimentata e mossa con polemiche, però anche gravi accuse nei confronti del sindaco di Genova Doria, ed oggi però le responsabilità vengono cercate anche in Toscana per quello che succede, che è già successo nel 2012 nella zona della Maremma e che oggi appunto si è riproposto anche con due vittime. Proprio su questo tema, sul tema delle responsabilità, il commento del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che ha definito la situazione ingiustificabile, non ha usato mezzi termini per giudicare l'operato del Consorzio di Bonifica della Toscana del Sud, che è l'area travolta dal maltempo e che ha provocato appunto la morte di due persone che si aggiungono alle altre tre vittime del 2012. L'Albenia crea problemi ancora una volta in Maremma, ha detto il Governatore, per la sua messa in sicurezza ci sono stati da parte del Consorzio di Bonifica della Toscana del Sud ritardi ingiustificabili per un ente a cui spetta di intervenire per la sicurezza idraulica. In quella zona, ha aggiunto ancora Rossi, sono già stati fatti molti interventi finanziati dalla stessa Regione Toscana con il piano da 100 milioni del dicembre 2012. A luglio di quest'anno ho diffidato il Consorzio di Bonifica della Toscana del Sud perché in ritardo di un anno sulla progettazione esecutiva di un argine remoto sul fiume Albenia per una spesa di oltre quasi 5 milioni nel comune di Manciano, dove al momento ci sono allagamenti e potevano essere quindi evitati. Quindi questo è il commento duro del governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, che appunto se la prende in particolare con il Consorzio di Bonifica della Toscana del Sud, ma di certo le responsabilità sono anche una fase successiva su quello quando succedono eventi di cronaca come questi, perché prima bisogna pensare a risolvere le situazioni più critiche e se non altro a mettere in salvo la popolazione o insomma i rischi, questi che sono i rischi più gravi. Cambiamo argomento, torneremo naturalmente a parlare del maltempo e dei suoi danni anche nelle edizioni pomeridiane sia di Malacoda che del telegiornale. Veniamo però alla giudiziaria, parliamo di Barberino di Mugello, perché il giudice per l'udienza preliminare di Firenze ha deciso il rinvio a giudizio per 8 persone nell'ambito del procedimento sull'urbanistica a Barberino di Mugello. Dopo una prima udienza preliminare che aveva prosciolto alcuni degli indagati nel gennaio del 2013, la Cassazione ha infatti annullato la sentenza e chiesto dunque una nuova udienza preliminare tra coloro che erano stati giudicati innocenti e che ora invece dovranno andare a processo. La prima udienza in questo caso è fissata per l'8 maggio del 2015. Ci sono anche l'ex assessore regionale alla cultura Paolo Cocchi, che ha partecipato anche alle primarie per la corsa al sindaco di Barberino di Mugello. L'indagine ipotizza a vario titolo abusi d'ufficio e corruzione nel periodo che va dal 2005 al 2010. Anche alcuni imprenditori, secondo l'accusa, avrebbero goduto di sponsorizzazioni e agevolazioni da parte di politici e amministratori. Questo è l'impianto accusatorio che però, lo ricordiamo, appunto nel gennaio 2013 era stato, tutti gli indagati erano stati prosciolti. Secondo l'accusa ci sarebbero state appunto pressioni e interferenze su
sugli amministratori del comune, chi avrebbe anche indicato a Cianti, che era un imprenditore della zona, i terreni agricoli che sarebbero divenuti edificabili o quelli che sarebbero stati usati dalla società Autostrade come discarica per opere legate alla variante di Valico, permettendogli così di comprarli e opzionarli. A giudizio ci sono anche la moglie di Cocchi, Barbara Bardazzi, il figlio di Cianti, Simone, accusati di aver concorso a reati del marito e del padre, così come l'ex sindaco di Berberino di Mugello, Giampiero Luchi, per il quale i giudici ipotizzano abuso d'ufficio, suo fratello Luca, proprietario di un immobile interessato alla lottizzazione, l'ex vice sindaco Alberto Lotti e l'allora responsabile dell'ufficio gestione del territorio del comune, Paolo Pinarelli. Quindi riparte tutta l'inchiesta l'8 maggio del 2015, dopo che erano stati prosciolti tutti gli indagati, e quindi l'impianto accusatorio dovrebbe rimanere più o meno lo stesso. C'era evidentemente la volontà da parte della Cassazione di emettere un giudizio in un processo e non fermarsi alle indagini preliminari. Questo è quanto succede, quindi naturalmente poi continueremo a parlarne prossimamente, anche nei prossimi telegiornali e nei prossimi giorni. Veniamo adesso a parlare anche delle vertenze principali, che sono quelle che riguardano in particolare il cartonificio fiorentino, a Sesto Fiorentino. È un tema su cui il sindaco Sara Biagiotti si è espressa più di una volta, ne ha parlato anche alla conferenza dell'ANCI e oggi dice che è una situazione che naturalmente richiede chiarezza e che viene chiesta in particolare alla proprietà, perché lo ricordiamo, il cartonificio fiorentino è diviso tra due sedi, quella di Alto Pascio e quella appunto di Sesto Fiorentino. Da giorni la produzione dello stabilimento di Sesto è ferma a causa del mancato approvvigionamento di materie prime e sono circa 100 i lavoratori che hanno già manifestato tutta la loro preoccupazione in un presidio davanti alla fabbrica in Viale Ariosto qualche giorno fa. Oggi si è tenuto il primo incontro, ieri nel pomeriggio si è tenuto il primo incontro a cui era stata invitata anche la Progesto, ovvero la proprietà sia dell'Ondulati Giusti, che è la società di Alto Pascio, che è del cartonificio fiorentino, ma non è potuta intervenire. Abbiamo chiesto un confronto urgente con la Progesto, ha detto il sindaco Sara Biagiotti, siamo preoccupati e vogliamo capire le intenzioni e i progetti industriali per dare finalmente garanzie sia ai lavoratori sia a chi lavora nell'indotto, soprattutto ai piccoli fornitori che possono risentire pesantemente di questa situazione di incertezza. Continueremo a monitorare la situazione insieme alla Regione e saremo sempre accanto ai lavoratori. Questo è il commento del sindaco Sara Biagiotti. Allora, vorrei parlare anche poi di quello che è successo a Firenze in Consiglio Comunale lunedì, perché si è parlato e se ne sta parlando assiduamente in tutta la Toscana, ma in realtà in tutta Italia, della trascrizione nei registri comunali delle unioni gay registrate, cioè effettuate all'estero, insomma dei matrimoni realizzati all'estero. È un tema molto controverso, perché già dalla politica centrale era arrivato uno stop dal ministro Alfano, che poi era stato ripreso dalle prefetture, che aveva detto no, decisivo, anche sia ai sindaci di Grosseto, ma anche poi al sindaco di Empoli, Brenda Barnini, che si era esposta in questo senso, aveva detto che era una cosa necessaria da fare. Ebbene, lunedì in Consiglio Comunale una mozione di Tommaso Grassi di SEL è stata di fatto votata con un PD che si è in parte spaccato, ma che poi alla fine ha ratificato che il Consiglio Comunale di Firenze è a favore della trascrizione di questi matrimoni, dei matrimoni gay appunto realizzati all'estero nei registri comunali. Per parlarne dovremmo avere in collegamento uno dei consiglieri comunali del PD, Alessio Rossi, che saluto, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti gli spettatori, grazie. Allora Rossi, il suo intervento in particolare è stato quello più ripreso dai quotidiani e poi insomma anche elogiato in parte da membri della politica, in particolare dall'assessore Giovanni Bettarini, perché ha focalizzato il punto su quello che è anche un tema, come dire, non solo di politica stretta e quindi una controversia politica e basta, ma è un tema poi di etica e morale collettiva. Allora, qual è la sua posizione e perché è così forte in questo senso? Sì, la posizione approvata è stato un passo in avanti, ma un forte messaggio per tutti i diritti degli omosessuali, perché pur non avendo quest'atto il potere di sostituire una vera e propria legge che regolamenti le unioni omosessuali, in qualche modo ne riconosce, ne certifica l'esistenza e la piena legittimità. Legittimazione che poi, come già annunciavi, ha in parte obbligato il Parlamento e il Governo a riconoscere l'esistenza di questa
urgenza legiferare in materia e quindi facendo anche tornare con prepotenza i diritti civili all'ordine del giorno dell'agenda politica e all'attenzione dei mass media. Diritti civili che purtroppo molto spesso sono stati sbandierati nelle campagne elettorali e subito dopo rimessi e riposti in un cassetto. Io credo che Firenze abbia fatto bene a approvare questa mozione e tutto il Partito Democratico ha dato il suo consenso costruendo e redigendo un ordine del giorno in merito a un invito quindi al Parlamento e al Governo di esprimersi in tempi celeri. E questo invito credo sia stato raccolto non solo grazie naturalmente al Consiglio di Firenze, ma anche grazie a tutti quei comuni da Bologna, Roma, Milano, Napoli che si sono espressi anche loro a favore di questa mozione, ha avuto un suo risultato, un segnale forte che infatti oggi possiamo riscontrare nella prima pagina della Repubblica, dove in sostanza il governo annuncia che entro fine mese o insomma nei mesi prossimi si esprimerà in materia portando avanti un disegno di legge sulle unioni civili, quindi regolamentando tutta questa situazione. Firenze poi ha una storia molto attenta, una città illuminata e inclusiva, la cura del Rinascimento, il Grande Palazzo della Toscana è stato il primo stato in tutto il mondo a eliminare la pena di morte, quindi credo che un messaggio così forte da Firenze sia stato assolutamente necessario e doveroso in questo ambito. Ecco Rossi, quando il governo parla delle civil partnership, un po' il modello tedesco era quello di cui aveva sempre parlato Renzi, non parla naturalmente delle adozioni gay, da parte dei gay delle adozioni, secondo lei quello è un passo successivo che si potrebbe fare già a breve oppure è una cosa più complicata e insomma che richiede anche uno studio maggiore come viene detto da una parte della sinistra? Allora, il testo, da quanto letto sui giornali, si andrà a regolamentare anche le stepchild adoption, ovvero regolamentare tutte quelle famiglie omosessuali che hanno già dei bambini, quindi riconoscendo hanno diritti e doveri come qualsiasi altra famiglia. Sulle adozioni c'è un punto interrogativo. Io personalmente sono a favore, perché credo che un figlio, un bambino cresce in una famiglia c'è dell'amore e questo credo sia il criterio essenziale. Dopodiché il partito e il governo e il Parlamento fa la propria riflessione, ma intanto portiamo avanti questa battaglia partendo dalle unioni civili e dalle stepchild action. Un'ultima domanda, Rossi, brevissima, usciamo un attimo dal discorso, se non sbaglio, dal 24 al 26 ottobre ci sarà a Firenze la Leopolda in concomitanza con la manifestazione della CGIL, lei da che parte starà? Glielo chiedo perché insomma la sinistra in questi giorni un po' in parte si è divisa sia su quello che è il tema del lavoro, ma poi anche a Firenze, lo vediamo appunto anche sul Consiglio Comunale di lunedì, lei parteciperà alla Leopolda? Io il 25 sarò in piazza con i lavoratori a Roma perché credo che sia importante che il nostro partito riprenda i propri temi, si ritorni a parlare con la gente ma soprattutto a parlare con i lavoratori e non in primis con le aziende. Quindi io il 25 sarò a Roma. Perfetto, grazie mille. Allora al consigliere comunale del Partito Democratico Alessio Rossi, in bocca al lupo naturalmente per il suo lavoro. Continuiamo in qualche modo anche a parlare di quella che è la politica, perché un avversario un po' inaspettato, diciamo così, di Renzi negli ultimi tempi è stato Della Valle, proprio Della Valle che però nel suo ambito imprenditoriale, quindi quello economico, di grande successo, lo sappiamo, potrebbe venire a investire e quindi proprio a realizzare un importante stabilimento proprio in Val di Sieve. Vediamo il servizio. Era il 2007 quando la famiglia Della Valle comprò dei terreni alle 10 Ponte a Sieve. Una mossa che di lì a poco avrebbe portato gli imprenditori marchigiani a presentare in comune un progetto per la realizzazione dello stabilimento Tod's sede Italia, il più importante centro del brand di moda in terra nostrana, con la promessa di assumere 150 persone. Acquistò i terreni, fece spostare un grande vivaio a proprie spese e fu prevista inoltre la realizzazione della nuova pasticceria di una famiglia di zona in cambio della cessione di una parte del terreno.
Il progetto fu subito approvato in tempi rapidissimi. Il comparto edificatorio era di poco più di 27.000 metri quadrati, di cui quasi 2.200 destinati a strade, 1.800 a parcheggio, 1.600 a verde pubblico e oltre 20.000 all'edificazione dello stabilimento produttivo. Prima di avviare la costruzione della fabbrica era però necessario realizzare le opere di urbanizzazione entro 5 anni dal rilascio della concessione. Sembrava tutto fatto, ma è il 2014 ed i lavori non sono mai iniziati. Nel 2008 sarebbe arrivata una crisi finanziaria di proporzioni non immaginabili e della Valle avrebbero deciso di costruire intanto una fabbrica in Romania. Scaduti 5 anni, il progetto dello stabilimento di Sieci è decaduto. L'unica buona notizia è arrivata dalle parole del presidente Viola, Andrea Della Valle, che ha manifestato lo scorso giugno a nome dell'azienda la volontà di presentare nuovamente il progetto. L'amministrazione dovrà però portare una variante al regolamento urbanistico e ridefinire la capacità edificatoria di quel comparto, sicuramente inferiore a quella precedentemente autorizzata. Variante in fase di studio, ma non ancora approvata. Inutile sottolineare l'importanza che potrebbe rivestire la presenza del marchio TOZ su un territorio che negli ultimi 5 anni ha visto chiudere aziende e licenziare lavoratori. Una boccata d'ossigeno ed entusiasmo per tutta la Val di Sieve. E parliamo però anche di quella che è la situazione della viabilità nella provincia di Firenze. Lo facciamo vedendo qual è la situazione del traffico, appunto, con il TG realizzato dalla provincia. Vediamo. Un saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta gradualmente regolarizzando in autostrada. In A1 veicoli lenti tra Barberino e Roncovilaccio verso Bologna. In A11 coda per traffico tra la barriera di Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Segnaliamo pioggia in A1 tra Sasso Marconi e Incisareggello e in A11 tra Firenze Peretola e Montecatini Terme. Per le strade statali il quadro della viabilità nella provincia di Grosseto colpita dal nubifragio di ieri. La strada regionale 74 Mare in Mana è chiusa in due tratti, dalla Barca del Grazie a Marsiliana e dalla località Sgrilla a Manciano. Mezzi e operai sono al lavoro per riaprire l'importante arteria il prima possibile. La SP10 Follonata è chiusa nel tratto che va dall'intersezione con la strada provinciale 159 alle Terme di Saturnia. La SP94 Sant'Andrea è chiusa dal ponte sull'Albegna all'intersezione con la provinciale 146 Aquilaia. E per ora è tutto, da Agnese Fedeli, buon viaggio. Questa è la situazione del traffico, stasera alle 21.20, appuntamento imperdibile con Giro Tondo. Vediamo nel breve filmato quali saranno gli ospiti e poi ne parliamo con Andrea Vignolini. Welcome ladies and gentlemen. In this show we bring you Giovanni Vettarini, Andrea Pugliese, Jacopo Cellai, Giacomo Trombi. Eccoci qua, questa è la puntata di questa sera di Giro Tondo. Andrea, quale sarà il tema principale, di che cosa parlerete con i tuoi ospiti questa sera? Ce ne sono molti di temi, ciao Alessio e buongiorno a tutti. Partiremo sicuramente dal tema principale, che riguarda quello che accadde la notte a Firenze. In particolare il sindaco Tardella ha definito, insomma, soltanto una questione di due urli la notte. Il tema in realtà del rumore degli studenti italiani, stranieri, dei cittadini italiani e stranieri che durante la notte si ubriacano nelle piazze della città, poi urinano su monumenti della nostra città, e allora cercheremo di capire se realmente, insomma, le sanzioni che ha previsto anche il sindaco Tardella funzioneranno o meno. Certo, insomma, questo rimarrà uno dei temi principali della trasmissione, ma rimane il tema dei cantieri della tramvia, perché dopo la strigliata dell'assessore Giorgetti e del sindaco Nardella alle imprese sui tempi del lavoro, sui tempi di esecuzione dei lavori, qua insomma i lavori procedono non a rilento, molto di rilento, quindi bisogna capire se realmente si realizza queste benedette linee 2 e 3 si realizzeranno oppure no, e in che tempi, perché rimane veramente il problema di fondo. E poi ci sono tantissimi altri temi, la figuraccia del partito pratico sulle trascrizioni delle nozze gay in Consiglio Comunale a Firenze, con il PD che si è spaccato su questa decisione, quindi partito principale di Firenze che ha un Consiglio Comunale praticamente monolite, non è stato in grado di prendere una decisione univoca, quando ci sono gli stessi sindaci del PD che in questi giorni sono stati quelli che hanno trascritto le nozze gay, quindi non c'è stata unità del PD. Ne parleremo con i nostri
nostri ospiti, ci sarà l'assessore Bettarini, ci sarà Andrea Pugliese che è del PD, consigliere comunale, ci sarà Jacopo Cellai, consigliere comunale di Forza Italia, e poi Giacomo Tombi di Firenze di Parte a Sinistra. Interverrà anche Vieri Calogero, che è un giovane imprenditore del settore della notte, ha un locale, quindi avremo modo anche di capire la visione dei proprietari dei locali, e ancora avremo anche Matteo Calid del sito di Firenze che sarà con noi, perché ci riporterà dei documenti esclusivi degli alcol tour che sono organizzati a Firenze, già previsti, c'è tutto sul web, quindi ci saranno gli alcol tour nella nostra città. Ancora si ripete questa pratica, diciamo così, scorretta di portare ragazzi americani a giro per i locali, e quindi bisognerà capire bene anche come si può intervenire su questo. Insomma, tanti temi che cercheremo di approfondire, Alessio. Naturalmente. Andrea, poco fa abbiamo parlato anche con Alessio Rossi, consigliere comunale del PD, perché insomma la sua dichiarazione per quanto riguarda le trascrizioni delle nozze gay il lunedì in consiglio comunale è stata particolarmente apprezzata, proprio tra l'altro dall'assessore Bettarini, che l'ha rilanciata anche sui social network. Così le abbiamo chiesto anche se tra il 24 e il 26 ottobre parteciperà alla Leopoldo o piuttosto alla manifestazione CGL, ha detto che sarà in piazza con i lavoratori. Ti chiedo un flash velocissimo su questa cosa, la concomitanza è voluta in qualche modo? Qualcuno ha detto che si continua a cercare di creare un partito ad personam, cioè quello di Renzi che organizza... Ma guarda, purtroppo adesso ci troviamo a commentare qualcosa che non è una novità, cioè sistematicamente ad ogni Leopolda c'è stata sempre una contromanifestazione di qualcuno. Forse mi pare che all'ultima con Epifani segretario non ci sia stata una contromanifestazione, forse all'ultima Leopolda non si è visto questo, però poi per il resto direi che non è assolutamente una novità, però c'è un quadro molto diverso. Un tempo Renzi si doveva affermare nel Partito Democratico, doveva convincere gli elettori, oggi quella che protesta è la minoranza del PD, è una sinistra condannata al game over, quindi insomma sì, possono protestare, però credo insomma che lo scenario politico è totalmente diverso rispetto al passato. Quello, ripeto, però, che mi preoccupa molto del Partito Democratico a Firenze è che un partito che ha ottenuto un consenso fortissimo alle amministrative, un partito che ha i sindaci che trascrivono i nozze gay, è stato incapace di avere una visione univoca in consiglio comunale. Questo è colpa del capogruppo. Il capogruppo in primis deve fare gli accordi, vuol dire che non c'è un capogruppo che ha uno spessore politico tale da tenere insieme tutto il gruppo. Quindi secondo me quello che ha fatto la figuraccia maggiore è lui, che ha le responsabilità maggiori su quel voto di lunedì. Naturalmente. E allora, per approfondire questa questione, naturalmente invitiamo tutti a guardare questa sera Giro Tondo. Grazie Andrea per il tuo commento. Grazie, e per il lancio. Ci vediamo stasera. Ciao, buon lavoro. Grazie mille. E noi chiudiamo il nostro studio TG anche parlando di sport, perché insomma di notizie in casa fiorentina ce ne sono. Lo facciamo con il nostro collega in studio con noi, Fabio Ferri. A te, Fabio. Sì, ciao Alessio, grazie mille, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, hai detto bene, tante notizie che riguardano la Fiorentina, andiamo velocemente a riassumerle. Forse quella che farà più piacere nella giornata di oggi è quella legata a Federico Bernardeschi, il giocatore della Fiorentina che è rientrato proprio dall'esperienza a Crotone in questa stagione, che sta facendo particolarmente bene, faccio riferimento anche ovviamente ai gol in Europa League. Bernardeschi che però è decisivo anche per la nostra nazionale Under 21, infatti ieri c'era la gara di ritorno dei playoff, qualificazioni per l'Europeo, che ci vedevano opposti contro la Slovacchia. Ebbene, abbiamo vinto 3-1 con la nazionale di Gigi Di Biagio, che è passata in vantaggio proprio al quarto grazie a uno splendido gol di Bernardeschi, che con un lob ha segnato l'1-0. Poi il rigore di Belotti, e nella finale di partita al 90esimo rete di Samuele Longo, innescato proprio da Bernardeschi, che così ha chiuso una partita veramente importante con un gol e una assist. C'è da dire che l'Italia ha faticato più di quanto viene raccontato dal 3-1 finale, e soprattutto che siamo stati un po' aiutati dall'arbitro Stephen McLean, che in pratica al 27esimo della ripresa si è preso la libertà di dare un rigore alla Slovacchia e poi di toglierglielo. Poi altre notizie che magari sono romantiche o quantomeno fanno sognare i tifosi: una è quella di Mutu, che potrebbe tornare a Firenze a gennaio. Infatti il centravanti rumeno gioca nel Pune Football Club, e appunto la squadra indiana è legata alla Fiorentina, potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Poi tante ancora le notizie, ma forse è meglio andare a T-Sport. Dunque Alessio, rimandiamo all'appuntamento con il nostro TG Sportivo alle 18.45 per sapere anche la situazione infortunati all'interno dei Viola.
Naturalmente un appuntamento da seguire con cura, grazie a Fabio Ferri. Per quanto riguarda Studio TG abbiamo concluso gli appuntamenti con i programmi del giorno. Buonasera.